Bella ragazzi, siamo tornati qua al terreno perché ci avete chiesto aggiornamenti, giustamente. Praticamente abbiamo solamente pulito un po' qua, però ci rimane da togliere tutta sta roba qui, quindi tutte le canne e i rovi che ci sono fino a sopra, anche di qua, perché in realtà il terreno va anche oltre, quindi se noi non puliamo, giustamente, o meglio, quando arriverà il tizio con la trincia a trinciare tutto, toglierà tutto questo, in realtà arriva fino là in fondo, quindi una volta levato tutto si hanno le misure esatte e quindi si può iniziare a fare il progetto di mettere l'orto, vedere la grandezza dell'orto che sarà. Dobbiamo chiedere il permesso alla provincia, perché quella lì è una strada provinciale per fare l'ingresso, quindi verrà il super tecnico a dire ok bro, puoi fare l'entrata da lì, poi ve la farò vedere che c'è un po' una cunetta da spianare. I confini sono questi praticamente. Allora, da là sopra, qua dove c'è il paletto, è il confine del nostro terreno. L'altro è circa lì, questa pianta qua è nostra, non so se lo vedete qua. Comunque il terreno è bello grande, poi magari queste canne che vengono tagliate le riutilizzeremo, fare qualcosa, vedremo. Comunque l'importante, principale, è fare l'orto per autosostenersi, niente supermercato. Qua l'altro confine, perché praticamente il tipo che è venuto col trattore, gli abbiamo detto guarda che fine è lì, solo che quando fanno questi lavori qua bisogna essere presenti, perché poi infatti il tipo, vedete qua, qui è tutto nostro. Il paletto è qua, quello lì, che va per così, dopo il palo in mezzo là, l'altro confine. Però siccome quello là è stupido, vabbè, non si è accorto, quando verrà il tipo con la trincia io sarò presente, perché così. Quindi qua è tutto da levare. Dov'è la pozza dell'acqua? Qua dietro. Adesso stiamo facendo l'invasione del terreno dell'altro signore, però in realtà questa qui, abbiamo fatto l'accordo che è metà e metà. Qui dietro c'è una raccolta, dove sta? Deve essere qui, ecco qua, se non muoio. C'è una vasca di raccolta di acqua piovana che chiaramente è da ripulire, è profonda 8 metri, quindi si raccoglie l'acqua dalla pioggia, si metterà una griglia per evitare che si forma la roba lì, nel senso una griglia, una rete, così anche se le foglie cadono non vanno dentro. Bisognerà vedere un po' con una pompa immersione, si raccoglierà l'acqua da lì, si filtra e quindi volendosi anche l'acqua. Stiamo seguendo tutto l'ambito burocratico, piano piano, però come si dice, aspetta che si è slacciata la scarpa. Chiaramente non è un lavoro che fa in due giorni, uno perché noi non abbiamo i mezzi, quindi dobbiamo appoggiarci a ditte esterne o a agricoltori, ed è quello che abbiamo fatto. Stiamo aspettando i preventivi, le storie, quello che costa meno, giustamente, ci fa il lavoro, viene qua, iniziamo a pulire, poi inizieremo a fare tutto quello che ci sarà di seguito. Furgoni mio e di Monica staranno lì, io volendo scendo e salgo, perché il mio è 4 metri, il suo essendo, quanto è, 8? 7,50. Vabbè, 8 metri, c'è uno sbalzo paura, quindi va a finire che non ce la fa. Quando il tecnico dirà ok, l'entrata la fai lì, faremo la strada, vedremo un po', perché se levano sta roba qua magari si riesce a fare la strada che un po' è più morbida, giusto? E si va fino a lì. Poi si farà l'orto, il boschetto, tutto quello relativo. Ovviamente quando sarà pronto siete tutti invitati, oppure quando leveremo tutta sta merda qua e inizieremo a lavorare, se qualcuno vuole venire a aiutarci, in cambio noi offriamo giustamente il parcheggio lì da magnà. Se volete ragazzi, anche per conoscere Camper Jama, giustamente, in teoria l'entrata dovrebbe essere qua, bisognerà abbassare qua la terra. Questa è la situazione, fino là in fondo. 7500 metri quadri di terra. Ribadiamo che chi volesse venire, una volta levata tutta la sporcizia qua, ad aiutarci, in cambio può stare qua con noi parcheggiato, da magnà, da beve, ci pensiamo a noi, sperando di fare il più presto possibile. Però i tempi ragazzi sono lunghissimi, quindi stiamo aspettando, come vi ho detto, che qualcuno, cioè che le ditte, una delle tante che abbiamo contattato, ci faccia sapere. Questo è l'aggiornamento per chi ci ha chiesto qualche informazione in più. Chiaramente lavorerò anch'io per la gioia di tanti. Siamo arrivati al terreno ragazzi, acqua, prima ce la siamo portata, aspettiamo Daniele, iniziamo i lavori, dagli va, diamogli sta soddisfazione al popolo. Ragazzi, i lavori procedono piano piano, giustamente con le nostre forze facciamo quel che si può, stiamo iniziando a disboscare un po' e vai, lì ci sarà Tarzan, bella storia. Ragazzi, finalmente sono iniziati i lavori al terreno, stiamo andando a vedere, a supervisionare, è arrivato l'escavatore mezz'ora fa, andiamo a vedere cosa sta facendo. Siamo quasi arrivati, manca poco, meno male che non piove, oh. Boh. Anche ciò io però rotata, eh? Lì si taglia bene. Sì, adesso sì.
Ragazzi, siamo tornati adesso dal terreno. Devo dire che il signore sta lavorando veramente bene. Nel frattempo facciamo da magnà, pausa pranzo, poi si tornerà lì sperando che il tempo promette bene. 3-4 giorni si leva tutta quella roba lì. L'importante è iniziare, le cose che siamo riusciti a fare. Vai. Tutte quelle sterpaglie, quelle canne, praticamente c'è metà terreno che è sommerso da quella roba là, che il medico ci sta levando. Quindi adesso, come ho detto, si pranza, poi si torna a vedere, si assiste ai lavori, si dirige, capocantiere camper già. Siamo tornati qua, senti bro, adesso vediamo un po' dove è arrivato. Bella storia. Vi ricordate che bosco che c'era qua all'inizio video? Grande Emidio, che lavoro che sta facendo. Ci manca questo qua ed è solo il primo giorno. Qua era tutto bosco, raga, incredibile. Con un giorno solo, poi quella roba lì si sposta, si metterà lì, si porterà via. Comunque guardate già che roba che è uscita. Manca quello. Ah, fantastico. Riguardate il video dall'inizio, ragazzi, lì c'è la mulattiera, guardate come si vede mo il picchetto. Bosco se ne sta andando via. Diventa il doppio sto terreno. Bomba verde.